si è presentato l'attacco dei biancocelesti laziali nell'anteprima di campionato contro i giallorossi della Roma allo stadio dei 100.000. Con virtuosismi di Fontanesi che di solito ne rifugge e con una azione corale che frutterà la vittoria. Impostata sulla destra da Vivolo, Burini la elabora al centro con Lofgren. Torna la palla a destra e adesso Vivolo con un pezzo di bravura prepara la fionda per l'irresistibile gol di Bredesen. Vano intervento di Grosso, vana uscita di Moro, vano tentativo estremo di Cardarelli. La Lazio ha vinto e tra i 70.000 spettatori sono molti i suoi ammiratori. Adesso la signora Ferrone premia i vincitori. Coppa per la squadra al presidente Testarolo. Medaglia d'oro a Vivolo, miglior uomo in campo. A campione d'Italia, terza e ultima prova del campionato europeo per fuori bordo corsa da 1000 centimetri cubici. Vittorioso nelle due prove precedenti e pertanto favorito anche nella gara conclusiva, Renzo Romani non tradirà il pronostico e le speranze dei suoi tifosi. Eccolo sfrecciare in testa davanti allo svizzero Paul Schiller, campione europeo del 52, che cederà il titolo dopo aver fatto registrare a quasi 79 di media il miglior tempo sul giro. Spettacoloso il finale di Romani. Col braccio alzato saluta i suoi ammiratori che lo acclamano campione d'Europa. Anche quest'anno il titolo è in buone mani.